Ciao a tutti, vi avevo annunciato che avrei fatto questo collegamento in diretta per aggiornarvi sulla situazione della gestione dell'emergenza coronavirus nel nostro Piemonte. Vi sto parlando dalla centrale operativa, dalla sede della centrale operativa della Protezione Civile piemontese, dove ho voluto, d'accordo con l'assessore alla sanità Icardi e l'assessore alla sicurezza Ricca, convocare e istituire l'unità di crisi permanente per garantire H24 un monitoraggio e una gestione dell'emergenza coronavirus nella nostra regione. Vuol dire che dietro di me le persone che lavoreranno in queste ore lo faranno a tempo pieno e saranno sempre in grado, con un team leader presente, di assumere le decisioni per garantire la sicurezza di tutti i cittadini piemontesi. Da subito, quando il Ministero della Salute ci aveva annunciato e avvertito che dal stato di massima allerta si era passati allo stato di contenimento, cioè il virus stava circolando in Italia, noi abbiamo attrezzato tutte quante le strutture, abbiamo attivato le procedure per garantire la sicurezza delle persone, dei cittadini del nostro Piemonte. L'abbiamo fatto riunendo tutti i direttori generali ieri mattina e dando loro le istruzioni del caso, istituendo una task force specifica e soprattutto questa unità di crisi insieme al prefetto di Torino nella sua veste di coordinatore dei prefetti del Piemonte. Qual è la situazione oggi in Piemonte? In Piemonte stiamo monitorando una quindicina di casi, 15 casi che sono sparsi nelle varie province piemontesi, sono 15 casi considerati sospetti, i controlli si effettuano attraverso un meccanismo che dura da 5 a 6 ore perché è necessario che i reagenti facciano effetto per capire se c'è o meno l'infezione del coronavirus. Noi abbiamo attivato una strumentazione migliore, quindi riusciremo nelle prossime ore ad avere questi esami anche in tempi più brevi e ci permetteranno di avere il quadro completo. Un quadro che oggi però in Piemonte ci dice purtroppo che abbiamo un caso accertato di coronavirus, ce l'abbiamo nella città di Torino, si tratta di un quarantenne che si trova in buone condizioni di salute. Ha una lieve febbre, così ci viene riferito dai medici, e che ha accusato i primi sintomi nella giornata di giovedì sera. Ma i servizi dell'igiene pubblica della Regione Piemonte si sono immediatamente attivati. Innanzitutto è stata verificata che la fonte del contagio è avvenuta attraverso dei contatti che questa persona ha avuto proprio con le persone che erano state contagiate a Milano e di cui abbiamo avuto contezza nei giorni scorsi, e i nostri servizi hanno immediatamente non solo isolato e ricoverato la persona nell'Amedeo di Savoia di Torino, ma hanno investigato sulla sua famiglia, sul suo lavoro, sui rapporti che questa persona ha avuto in questi giorni, in modo da circoscrivere al massimo il rischio che il contagio del coronavirus potesse espandersi. Quindi la situazione è assolutamente sotto controllo, monitorata, e voglio ribadire a tutti che a fronte di un caso accertato ne abbiamo tanti, tanti negativi, quindi tante situazioni che invece non sono effetti del coronavirus. Per questo motivo noi continuiamo a lavorare qui proprio in questi momenti, in questi minuti. Io inizierò nella sala accanto una riunione direttamente con le altre regioni d'Italia, direttamente col Presidente del Consiglio Conte, col Ministro della Salute, per assumere una posizione comune sulle decisioni che dovremo intraprendere. Voglio solo ribadire a tutti che stiamo lavorando sodo, che non c'è il caso di essere allarmati, la situazione è sicuramente seria, ma è gestita con grande professionalità, e soprattutto tutte le persone che dovessero accusare sintomi, dovessero avere il timore per contatti che hanno avuto di aver contratto potenzialmente il coronavirus, non vadano negli ospedali, ma chiamino il 118, perché abbiamo attivato un servizio a domicilio, cioè l'ospedale non dovrà essere per forza raggiunto dalle persone, che invece potranno attendere a casa loro l'ambulanza che andrà a fare il controllo con i tamponi direttamente nell'abitazione della persona. Questo ci permette di evitare, nel caso in cui il controllo fosse positivo, che il virus possa ulteriormente propagarsi. Per cui non allarmiamoci, usiamo però il buon senso, usiamo la cautela e soprattutto affidiamoci ai nostri esperti, ai nostri medici, alle nostre strutture ospedaliere, perché stanno lavorando bene, stanno lavorando tanto, e soprattutto insieme alle strutture del governo noi stiamo gestendo al meglio questa situazione. Io vi aggiornerò comunque ancora più tardi, dopo questo incontro, per darvi nel dettaglio le informazioni, di modo che si possa avere contezza piena di quello che sta accadendo nella nostra regione.